Riapre da domani lo stadio Santa Giuliana dopo aver messo a punto una serie di misure organizzative che integrano quelli generali di distanziamento sociale e corretta prassi igienica. In particolare le misure comprendono l'individuazione di fasce orarie predefinite, la creazione di percorsi di accesso uscita ad hoc, la fissione di informative, la definizione di modalità di comportamento all'interno dell'impianto, la dotazione di presidi specifici, l'individuazione delle aree riservate all'attività sportiva, l'impossibilità di usare gli spogliatoi, la definizione di un protocollo di comportamento che dovrà essere condiviso dalle associazioni e società sportive e gli atleti che fruiranno dell'impianto. Degli attrezzi personali, ostacoli, manubri, quelli che sia di allenamento personale che sono a disposizione dello stadio, devono essere igienizzati dagli stessi atleti, perché non può arrivare una seconda persona che potrebbe trasmettere contagio. Per cui gli atleti li usano con dei sacchetti a disposizione e alla fine dell'allenamento li gettano sui appositi contenitori. L'accesso all'impianto è regolato da un calendario e per ogni giornata sono individuate fasce orarie riservate alle associazioni, alle società sportive e agli atleti individuali. Al termine di ogni fascia oraria, tutti gli sportivi dovranno rapidamente lasciare l'impianto onde consentire agli operatori del gestore, nei successivi 30 minuti, di predisporre l'impianto per la successiva fascia oraria. La cura del campo è stata fatta in coerenza con la proposta di disciplinare emessa dalla FIFA. E serve ad individuare le zone del campo riservate all'attività sportiva ed in particolare agli atleti e le zone che sono invece con le relative fasce di rispetto e le zone che sono riservate agli istruttori. Il tutto è spiegato nel layout che sta all'ingresso. Caso di malessere o sintomi sospetti riconducibili al contagio da Covid-19, l'operatore sportivo dovrà recarsi nell'apposito locale Covid, individuato all'interno dell'impianto sportivo, ed attendere l'arrivo e l'indicazione del medico competente. Finalmente l'amato Santa Giuliana, lo stadio più conosciuto e amato dai cittadini di Perugia, non solo, sedi di grandi vittorie, di grandi gesti atletici nel passato, nella nostra città, nel calcio, nell'atletica. Dopo anni di ristrutturazione della pista, a breve avremo anche l'omologazione per le competizioni. Infatti, dopo una breve pausa dovuta all'emergenza coronavirus, per cui i cantieri sono rimasti fermi, sono state messe le basi per la famosa gabbia e nel giro di 15 giorni, con piccoli cantieri ai lati, che quindi non daranno fastidio alla ripresa delle attività sportive dei nostri atleti, ultimeremo i piccoli lavori con il cambio anche della sabbia, del salto in lungo, per poter ottenere l'omologazione. Da ieri l'impianto è ufficialmente aperto, siamo in attesa della modulistica che le società di atletica che abbiamo incontrato lo scorso venerdì per partecipare con loro questa difficile riapertura, perché con i protocolli e le linee guida sportive delle varie federazioni, in questo caso dell'atletica, non è stato semplice mettere in atto tutte quelle protocolli di sicurezza che invece è necessario per la salute e la salvaguardia dei nostri atleti e dei nostri cittadini. Un grande sforzo da parte degli uffici comunali insieme al Lemmi per la sicurezza, e devo dire che abbiamo un Santa Giuliana in perfetta partenza e disponibile alle nostre società. Sul sito nella home del sito del comune verrà predisposta tutta la modulistica, il protocollo da sottoscrivere, appunto di accettazione di tutte quelle che sono le regole in termini di sicurezza e distanziamento che all'interno dello stadio sono affisse e sono messe a disposizione degli utenti, per poter così dare la propria adesione insieme anche agli scaglioni d'orario che in questa fase si rendono necessari inevitabilmente per non creare assembramenti.